Allora, benvenuti a tutti. Ringraziamo in modo particolare il relatore, il professor Paolo Ercolani, professore di filosofia all'Università di Urbino. Ringraziamo soprattutto i tanti giovani che sono presenti delle classi terze, quarte, quinte e qualche universitario, credo, unitamente anche amici che vedo in giro. Allora, io dovrò leggervi brevemente quello che la nostra undicesima festa di scienza e filosofia indica. L'acqua per i relatori è stata messa gratuitamente a disposizione della società Fonti di Sassovivo. L'acqua prende il nome dal Sassovivo della Grotta dell'Orso, luogo in comune di Foligno a circa 600 metri sul livello del mare. L'azione prevalente dell'acqua di Sassovivo trova indicazione medica nella calcolosi urinaria e nella iperuricemia. Il materiale per la disinfezione è stato gratuitamente messo a disposizione dalla farmacia Bartoli. Gli omaggi per i relatori e le relatrici sono stati forniti da Cantina Scacciadiavoli, Cantina Terre De Trinci, Molino Tega, punto vendita caseificio sociale Colfiorito. L'azienda Rossi, concessionaria Mercedes, ha messo a disposizione un proprio veicolo per il trasporto di persone e cose. L'azienda Narcisi Auto ha messo a disposizione un'auto elettrica per gli spostamenti in città. C'è un'altra indicazione: l'associazione di promozione sociale Penso Positivo by Tommaso organizza una lezione spettacolo del professor Schettini. L'evento di beneficenza in collaborazione con il Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno e Festa Scienza e Filosofia ha il patrocinio del Comune di Foligno. Vincenzo Schettini, professore di matematica e fisica, autore del libro La fisica che ci piace, edito da Mondadori, da diversi anni è diventato una vera star del social. Penso Positivo by Tommaso, APS, aiuta i ragazzi disabili nel percorso scolastico attraverso l'aiuto concreto alle famiglie e agli insegnanti e con progetti di inclusione scolastica. Allora, io brevemente, intanto sono molto soddisfatto di poter presentare il professor Paolo Ercolani, che voi chiaramente penso già conoscete. Professore, oltre all'università, si dedica da tanto tempo nell'ambito del giornalismo, anche radio televisivo. E si occupa in maniera lungimirante, seguendo, credo, il professor, il suo mentore Domenico Lo Surdo, e poi eventualmente, se vuole, ce lo ricorderà, che è stato Domenico Lo Surdo un grande ricercatore nell'ambito, diciamo, di tutto il cordone della filosofia, da Hegel, Marx, probabilmente anche da Kant, e proseguendo. Inarrivabile, però mi sembra che lei sia riuscito a codificare, a realizzare una buona sinergia negli ambiti che la riguardano, perché noi abbiamo una messe di opere e sarebbe difficile collocarle tutte. Mi permetto, le lascio lo spazio che merita, da un iniziale, diciamo, medio percorso nella riflessione sulla storia infinita, Marx, il liberalismo e la maledizione di Nietzsche. Già siamo al 2011, professore, perché la messe, il curriculum è molto lungo. L'ultimo Dio, Internet, il mercato e la religione stanno costruendo una società postumana, Bari 2012. E qualcuno era italiano, dal disastro politico all'utopia della rete, Milano 2013. C'è un'opera del 2016, Contro le donne, storia e critica del più antico pregiudizio, e poi c'è un'altra del 2019, Figli di un io minore, dalla società aperta alla società ottusa. Oggi lei ci parla di Narciso e di Ulisse. Vogliamo sapere se è stato un parricidio, come sono andate le cose e se ci sarà un prosieguo. Grazie. Ok, prego. Grazie a tutti voi di essere qui, grazie. Abbiamo presentato. Io prendo atto, prima di iniziare, che mai come un festival di scienza e filosofia si vede la differenza tra scienziati e filosofi.
perché io sono due giorni che vedo gli scienziati che girano con la macchinina elettrica e io che sono filosofo l'ho imparato adesso che c'è la macchinina elettrica e ho praticamente percorso Foligno 200 volte e sudo, anche adesso ho tolto la giacca perché sono accaldato. Questa è una differenza fondamentale tra i filosofi e gli scienziati, che ne dicano i miei colleghi. Dunque, chi è oggi il narcisista? Il narcisista, secondo me, oggi è l'idiota tecnologico. Questa era una definizione che dava Marshall McLuhan, sociologo canadese, il primo ad essersi occupato in maniera sistematica dei mass media, cioè dei mezzi di comunicazione di massa. McLuhan scriveva, mi pare, nel 1967 o 64, le confondo sempre le due date. Era il primo studioso di mezzi di comunicazione di massa e aveva dato questa definizione di idiota tecnologico intendendo colui che non si rende conto che i mezzi che noi usiamo, che sia un telefonino, che fosse la radio, il giornale, un libro, eccetera, eccetera, i mezzi che noi usiamo ci cambiano. Noi pensiamo che siano degli strumenti nelle nostre mani e che a seconda dell'uso che ne facciamo possono essere strumenti positivi o negativi. Certo che è così, in parte è così, però dobbiamo sapere che gli strumenti che noi utilizziamo ci modificano. Un grande allievo di Marshall McLuhan, tuttora vivente, Nicholas Carr, fa un esempio secondo me abbastanza evocativo, cioè lui dice: prendiamo la mano dell'uomo. La mano è uno strumento molto ricco, noi con la mano possiamo salutare, possiamo minacciare, possiamo disegnare, possiamo accarezzare, possiamo allacciarci le scarpe, possiamo fare tantissime cose, evidentemente possiamo comunicare, pensate al linguaggio dei non parlanti. E come sarà venuto non parlarci, non si sa, ma oggi non mi vengono le parole, abbiate pazienza, oggi non sto benissimo. Comunque, a parte questo, diceva questo allievo di McLuhan, dice, perché è un libro di pochi anni fa, che questa mano basta che prenda, appunto in mano, un martello e finisce tutta la magia. Non può più disegnare, non può più allacciarsi le scarpe, non può più accarezzare qualcuno. A quel punto il martello provoca dei feedback nella mia mano importanti, perché io a quel punto col martello posso o farne l'uso canonico e quindi sui chiodi, o darlo in testa a qualcuno, ma è altamente sconsigliabile, così mi hanno detto. E quindi qual è il punto? Cioè, se uno strumento così banale come un martello, banale, banalissimo, provoca dei feedback, come le chiamava McLuhan ma anche Nicholas Carr, che effetti di ritorno, perché feedback, la traduzione di feedback è questa ovviamente, che effetti di ritorno possono provocare delle strumentazioni complesse, estremamente complesse, come sono per esempio oggi i computer, strumentazioni con cui noi entriamo in contatto ben più che prendendole semplicemente in mano come si fa con un martello, ma noi attraverso questi strumenti investiamo tutta la nostra vita praticamente, è un discorso emotivo, relazionale, conoscitivo. Ormai queste macchine sono diventate degli intermediari necessari fra noi e l'esperienza che facciamo del nostro mondo. E allora per darvi un'idea che non sto parlando di cose così strane, vi voglio raccontare un paio di effetti abbastanza gravi. Il primo, una psicologa americana, Jean Twenge, scrive un libro qualche anno fa, tutto rivolto a intervistare dei ragazzi, la cosiddetta Net Generation o nativi digitali, insomma, no? Quindi quelli che sono nati a partire dal 1995. Beh, insomma, studiando, cioè ascoltando questi ragazzi, parlando con loro, vengono fuori tante cose, ma a un certo punto viene fuori un ragazzo di, mi pare, 22 anni o 23, che non riusciva ad avere rapporti sessuali con la sua fidanzata. Loro si trovavano in una stanza, così racconta questo ragazzo, è successo più di una volta, erano entrambi ovviamente intenzionati ad avere un rapporto sessuale, ma lui non riusciva. Naturalmente sono stati fatti tutti gli accertamenti medici, clinici del caso, è venuto fuori che questo ragazzo non aveva alcun problema dal punto di vista fisico. E allora qual era il problema? Insomma, parlando con lui è venuto fuori che da quando aveva 13 anni lui faceva un largo uso dei siti pornografici.
non ci dobbiamo meravigliare, e non è una cosa soltanto degli adolescenti, perché noi dobbiamo sapere che i dati ci dicono che il 75% della navigazione che viene fatta in rete è finalizzata all'usufrutto. No, come si dice? È una giornata di merda, all'utilizzo, vabbè, insomma, avete capito, è del materiale pornografico. E quindi questo ragazzo sostanzialmente è venuto fuori che viveva una sorta di dissociazione psicologica. Cioè lui, quando si trovava nella stanza con la sua ragazza, tipa, chiamatela come volete, praticamente in testa aveva in mente le immagini che vedeva nei siti, dove naturalmente le ragazze erano tutte perfette, bellissime, disponibilissime, pronte a performance di ogni tipo, senza alcun tipo di insicurezza. Le situazioni erano situazioni particolarmente eccitanti, e quindi lui si era praticamente abituato a questo. E ovviamente vivere il confronto con quella situazione che si trovava a vivere in quel momento era per lui difficile, e quindi c'era proprio questa dissociazione psicologica. La testa andava da una parte, andava verso il mondo virtuale, non a caso, e il corpo rimaneva lì, ma evidentemente il corpo senza la testa non può fare nulla, ed era questo. Credo che sia un feedback abbastanza importante che noi stiamo vivendo. Tra l'altro è inutile che vi stia a dire che i dati scientifici ci parlano di un aumento notevole di problematiche sessuali tra i giovani, insomma c'è tutta una... e molte di queste sono legate evidentemente agli effetti prodotti da un abuso o da un uso eccessivo delle strumentazioni tecnologiche. Un altro caso, un po' di anni fa, questo è un altro libro, mi riferisco a un altro libro, ma insomma è inutile che ve lo sto a citare, esce in America una app che si chiama, inquietante già dal nome, Invisible Girlfriend, Invisible Boyfriend. Cosa succede praticamente? Che mettiamo io, maschio eterosessuale, voglio una Invisible Girlfriend, ok? Mi iscrivo a questa app e le do tutte le indicazioni fisiche di come voglio questa ragazza, perché naturalmente l'app poi mi fa l'avatar. Sappiamo tutti cos'è un avatar, più o meno, insomma non sto a spiegare. Ma non basta. Io posso dare a questa app anche le caratteristiche personali che voglio di questa Invisible Girlfriend. Quindi come, che carattere deve avere, come mi deve rispondere, cosa mi deve dire, come si deve rivolgere a me. Per dire, fosse il mio caso, io prenderei un Invisible Girlfriend che mi dice: Madonna, quanto sei stato bravo, li hai che ne so, incantati tutti, estasiati tutti, hai fatto una meravigliosa prova. La riferire a casa, c'è chi mi dice: hai detto le solite tre cazzate, fondamentalmente. Quindi, quindi capite la differenza è quella, ed è importante. E quando parliamo di questi feedback, di questi effetti di ritorno, dobbiamo tenere presente che gli studi ci dicono che gli adolescenti passano in media, e non solo gli adolescenti, comunque concentriamoci sugli adolescenti, passano in media connessi alla rete 8 ore al giorno. 8 ore è il tempo in cui un adolescente dovrebbe dedicare al sonno. Perché dico al sonno? Perché molto spesso molte di queste 8 ore sono la notte, avvengono la notte, perché una persona, un ragazzo, una ragazza molto giovane non riescono a spegnere i telefonini, perché sono come incantati, come richiamati, quasi direi ipnotizzati da questo mondo virtuale, da questo mondo in rete, dove può arrivare in ogni momento una notifica, qualcuno che ti ha prestato attenzione, qualcuno che ti ha prestato interesse, qualcuno che ha commentato qualcosa di tuo, qualcuno che ha messo una storia o quello che è, che tu non puoi assolutamente, assolutamente perdere. Ecco, 8 ore sono tante, è evidente che 8 ore... creano delle modificazioni, e gli studi ci dicono che la prima cosa a essere modificata è il logos. Il logos è, io uso questa parola greca perché, del greco antico, perché i greci antichi con logos intendevano
tre significati che racchiudono un po' tutta la nostra gamma, cioè studio, pensiero, parola. In questo rigoroso ordine, cioè per conoscere noi dovremmo prima studiare, poi pensare e infine parlare. Oggi, diciamo così, ci viene messo di fronte, soprattutto nelle alte sfere politiche, come abbiamo sentito vari sfondoni ultimamente, ma non solo ultimamente, si è un po' capovolta la cosa, prima parlano, poi forse pensano, studiare non se ne parla neanche perché questo ormai è diventato un optional. Eppure per l'uomo il logos è fondamentale, cioè noi stiamo parlando, c'è poco da dire, è il nostro strumento principale, è lo strumento con cui noi viviamo la nostra vita. Diceva prima Platone, ma poi anche un grande antropologo, Arnold Gehlen, che l'uomo è un essere mediano, no? È un essere che sta in mezzo tra gli dèi e gli animali. Gli dèi e gli animali non hanno il problema di vivere, perché gli dèi hanno la conoscenza assoluta, gli animali hanno l'istinto che gli dice cosa fare, quando accoppiarsi, quando cercare un tetto, eccetera, eccetera. L'uomo, privo di conoscenza assoluta, povero di istinti, diceva Gehlen, ovviamente ha il problema della vita. Il problema è una parola, deriva sempre dal greco antico, da un verbo proballo, che vuol dire guardare innanzi, guardare oltre. Cioè noi abbiamo il problema del domani, detto proprio in parole semplici, in banali. Il problema del dare un senso alla nostra vita, di semplicemente, che posso dire, da dove veniamo, perché esistiamo, dove andiamo, che senso ha la nostra vita. Noi abbiamo il problema di soffrire l'insensatezza del tutto, cioè quando la vita comincia a perdere di senso. Tra parentesi, Freud diceva che quando tu cominci a chiederti il senso della vita stai già male, perché la vita non ha un senso. Evidentemente non ce l'ha, non è che c'ha un senso. Il senso glielo dai tu, glielo diamo noi, ognuno di noi, attraverso questa attività di logos, attraverso questa attività di studio della realtà circostante, delle circostanze che ci si presentano, e poi attraverso un processo di elaborazione ognuno di noi può decidere di provare quantomeno a intraprendere un percorso nella sua vita e arrivare fino a un obiettivo. Per fare questo bisogna pensare. Ma oggi è un'epoca dove il pensiero, ma non so voi, ma a me è capitato tante volte di sentire questa frase. Una persona che dice a degli amici: oh ragazzi, venite a trovarmi oggi a casa, oppure venite a prendermi, portatemi fuori, perché sto da solo, non ci sono i miei. Poi finisce che penso. Non so voi, io l'ho sentita varie volte, come se finisce che penso fosse sinonimo, per forza di cose, di piombare in uno stato di angoscia o di disperazione. Molto spesso è così, ma non perché il pensiero sia sinonimo di angoscia o di disperazione, ma perché noi non siamo abituati a pensare, è un esercizio che non facciamo più, e come tutti gli esercizi che non facciamo più, quando li facciamo raramente ci facciamo male. Però di fatto il pensiero è fondamentale, e che abbia diviso sempre l'uomo questa storia del pensiero, cioè di come deve funzionare il pensiero, ce lo dice un episodio abbastanza divertente che è noto per chi frequenta i campus americani. Cioè sembrerebbe che in un famoso campus americano, circa una quindicina di anni fa, una notte gli studenti di teologia andarono ad affiggere, affiggere sul portone della facoltà di filosofia un cartello con scritto domande senza risposte, per prendere in giro i filosofi. Cioè voi fate un sacco di domande, fate un sacco di voli pindarici, di cose così, ma stringi alle risposte non ci arrivate. Il giorno dopo i filosofi, che evidentemente in quel caso non erano privi di ironia, fecero la stessa cosa e andarono ad affiggere, è stato garantito, sul portone della facoltà di teologia un altro cartello con scritto risposte senza domande, perché evidentemente c'era un po' di... Quindi dicevo, vabbè, questo adesso è un episodio spiritoso, però il logos è fondamentale per l'uomo, è talmente fondamentale che può diventare un problema. Può diventare un problema, e non risolverli i problemi, come invece abbiamo dato nella prima definizione, può diventare un problema quando l'uomo armato di logos si convince di essere il centro del mondo.
è successo, eh? Tant'è vero che noi parliamo di circa 5 o 6 ferite narcisistiche, e qui finalmente entra in campo Narciso, mi fa segno così, non ti sei dimenticato. l'ha visto che sto male, quindi non no. Ferite narcisistiche in che senso? Oh, ma noi, no, adesso, mi alzerei in piedi per dire questa cosa, ma non so se poi mi reggo in piedi. Ma noi, genere umano, abbiamo nell'ordine prima pensato che il nostro pianeta fosse il centro di tutto l'universo, poi a cavallo tra il 1400 e il 1500 arrivò Copernico, no? E ci disse: no, non avete capito niente, non so, no, la Terra. Poi abbiamo scoperto che non solo la Terra è uno dei tanti pianeti che gira intorno al Sole, ma il nostro universo non è neanche l'unico, insomma. Era molto distante dalla visione, noi viviamo nel centro, il nostro pianeta è il centro dell'universo. Bastava qui? No, noi abbiamo pure pensato di essere il centro della creazione. Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza. Arrivato un signore dopo 4 secoli, circa 3 secoli e mezzo dopo Copernico, è arrivato un signore di nome Darwin e ha detto: ma voi non avete capito niente, l'uomo non è per niente il centro della creazione, è il frutto di un'evoluzione secolare che si è passati dagli organismi monocellulari o mononucleari. Tanto c'è internet, andate a vedere su. E poi si è arrivati fino all'Homo sapiens sapiens, e vedremo che l'Homo sapiens sapiens non è che se l'è passato molto bene. Poi c'è stato Freud che ci ha detto che non solo il nostro pianeta non è il centro dell'universo, non solo l'uomo non è il centro della creazione, ma ognuno di noi non è padrone nella casa di Psiche. Questa è l'espressione abbastanza enfatica che usa Freud per dire che noi non siamo padroni neanche della nostra psiche. Cioè noi siamo convinti spesso di fare delle cose perché vogliamo farle, prendere delle decisioni perché vogliamo prendere quelle decisioni, ma in realtà c'è un'altra scena, come la chiamava sempre Freud, misteriosa, che ci manda degli impulsi che sono quelli che ci fanno optare per una scelta invece che per un'altra. Questa altra scena ovviamente si chiama inconscio. Freud ci ha spiegato che è l'inconscio che regola la maggior parte dei nostri comportamenti, delle nostre scelte, eccetera. Marx, un'altra ferita narcisistica, ci ha spiegato che noi non siamo padroni neppure delle merci che produciamo, perché poi alla fine siamo piombati in una società in cui noi siamo i servi delle merci, cioè della nostra vita in funzione dell'ottenere delle merci. Quindi insomma, adesso ve la faccio semplice perché sennò mi allungo troppo e poi non arrivo alla fine. La ferita narcisistica inferta da McLuhan, l'abbiamo vista, quella per cui l'uomo non è padrone neanche delle tecnologie che usa. C'è un esempio, insomma, lui diceva: quando prendete noi, leggiamo il libro di Pinocchio, quando leggiamo il libro di Pinocchio dobbiamo, ognuno di noi si forma un'immagine diversa, no? Immaginiamo i personaggi, immaginiamo le scene, immaginiamo come sono vestiti, se io la stessa favola di Pinocchio la vedo in televisione, già la capacità immaginativa non la devo accendere più, perché le immagini me le dà la televisione. Può sembrare una stupidaggine, ma quello è un cambiamento epocale, e la neurologia ci ha spiegato, non da tanti anni, che il cervello umano è plastico, ma non è elastico. Cioè, soprattutto in piccola età, si lascia trasformare facilmente, per esempio dalle tecnologie che noi usiamo, ma poi non ritorna a quella che era la dotazione originaria. E questo è un fatto che ci dovrebbe far ragionare. Però quello che mi interessa è l'ultima ferita narcisistica, perché è odierna. Mi riferisco a un biologo americano che ci ha spiegato che si chiama Edward Wilson, ci ha spiegato che la biosfera è necessaria per l'Homo sapiens, ma l'Homo sapiens non è necessario per la biosfera. Perché dico questo? Perché quando sentiamo alcuni, anche ambientalisti, no, che quindi sono persone armate di buone intenzioni, e ci dicono che bisogna cambiare stile di vita, bisogna smettere di inquinare perché se no uccidiamo il pianeta. Il pianeta non lo uccide nessuno, semmai uccidiamo noi stessi, semmai poniamo le condizioni perché il pianeta non abbia più quelle caratteristiche che permettono all'essere umano di viverci.
è un po' diverso. Vedete che anche quelli bene intenzionati poi finiscono per essere dei narcisisti, degli egocentrici, mettere al centro di fatto l'essere umano. E invece Edward Wilson ci dice che noi siamo i dati scientifici, con cui adesso non vi annoio, ma vi posso assicurare che ci dicono chiaramente che noi siamo vicini alla sesta estinzione di massa. Sapete quando c'è stata la quinta? Qui siamo a Festival di Scienza, quindi ci saranno delle persone che non solo lo sanno, ma lo sanno meglio di me. Se poi ci sono degli scienziati sapranno anche un coso ulteriore, vi prego di non rovinarmi la festa. No, a parte questo, la quinta estinzione c'è stata 56 milioni di anni fa, quando sembra per la caduta di un asteroide sulla Terra si estinsero. Tu hai una sicurezza, te lo guardo. Poi non so se è vero, ma quando si estinsero i dinosauri. Però il problema, dice Wilson, è che qui l'Homo sapiens sapiens è la prima specie che rischia di estinguersi per suicidio. Nessun'altra specie si è estinta per suicidio. Si parla di eruzioni vulcaniche, cutanee, perché mi viene cutanee? Vabbè, comunque eruzioni vulcaniche per asteroidi, mi stava per venire asterischi, stiamo bene. Asteroidi che colpivano il pianeta, insomma, le estinzioni erano state sempre dovute a cause esogene rispetto alla specie che si estingueva. L'Homo sapiens è talmente sapiens che sta riuscendo a porre le condizioni per il suicidio. E questo è, insomma, qualcosa, diciamo così, di paradossale, no? La specie intellettualmente più evoluta che si sta stupidamente suicidando. È una cosa che noi abbiamo visto, per esempio, nel caso del Covid. Nel caso del Covid, se voi vi ricordate, è recente, quindi ce lo ricordiamo tutti, c'è stata una divisione abbastanza paradossale fra i cosiddetti complottisti, definiti così, e coloro che invece sposavano la versione ufficiale. Io ovviamente non entro in questa questione, pur avendo un'idea ben definita di dove stessero le ragioni e i torti, ma quello che mi fece impressione è che né gli uni né gli altri si preoccuparono di una cosa di cui invece in genere si preoccupano i filosofi, o si dovrebbero preoccupare i filosofi, cioè non tanto se una cosa è effettivamente così, se funziona così o se funziona in un altro modo, ma da dove origina, cioè da dove vengono questi virus. Perché all'improvviso nel 2020, 19 in realtà, ma insomma in Italia è arrivato nel 20, compare un virus che non si era mai visto nei paesi sviluppati, nei paesi ricchi, diciamo così, no? E allora poi, se andiamo a leggerci gli articoli scientifici sulle grandi riviste, veniamo a scoprire, io ho scoperto una parola che a malapena conoscevo, zoonosi. Cioè, praticamente, questi virus vengono, la zoonosi sarebbe il processo, il procedimento, per cui un virus che viene preso da un animale viene trasmesso dall'animale all'uomo che se lo mangia. Detto in parole povere. Questo non è perché io voglia invitare tutti a essere vegani, non è questo il punto. È per dire che gli allevamenti intensivi e il fatto di voler avere tutti i rifornimenti, andiamo nei supermercati, vediamo un pullulare di pollame, non solo pollame, carni varie, eccetera, ma non è che derivano dal nulla quelle cose, derivano evidentemente da allevamenti intensivi, da animali che vengono imbottiti di sostanze chimiche importanti, e che però poi che succede? Che siccome noi quegli animali ce li mangiamo, quelle sostanze chimiche vengono trasferite su di noi. E quindi mi fa specie, insomma, che ci si sia divisi, salvo poi essere tutti concordi su una cosa. Ah, che bello, è finita l'emergenza virus, possiamo tornare alla normalità. Ma non mi pare, cioè, mi pare coerente con l'Homo sapiens, perché evidentemente l'unica decisione che non andava presa, l'unico sospiro di sollievo che non andava tirato, era proprio quello di tornare alla normalità, perché quella che noi chiamavamo o chiamiamo normalità è quella che in realtà provoca questi fenomeni, e gli esperti ci dicono che questi fenomeni sono sempre più
più forti, potrebbero essere alle porte già altri virus che provocheranno altre morti. Speriamo di no, evidentemente, però gli scienziati ci dicono che il contesto sostanzialmente è questo. E se a questo uniamo, cioè se a questi fattori climatici, ambientali, uniamo anche i fattori più banalmente culturali, e qui ritorniamo alla rete. La rete anch'essa si rivela come uno strumento che noi uomini vogliamo far fatica a studiarne le ragioni effettive. Oh, guardate che non c'è all'università e non c'è a scuola soprattutto un insegnamento o una materia che sia una critica delle nuove tecnologie. Cioè è solo know-how, ti spieghiamo come funziona, sei bravo se capisci come funziona, ma non ci sono insegnamenti che spieghino anche gli aspetti critici. Per esempio, a parte che alcuni aspetti critici li abbiamo detto all'inizio con i tre esempi che vi ho fatto, ma facciamo un esempio banale, qui ci sono degli studenti, immagino che ci siano anche dei docenti. Scuola, rete. Allora, scuola, rete, in mezzo, apprendimento. Come si apprende, come si conosce? Beh, la scuola in teoria ci dice che per apprendere un testo scritto, per esempio, hai bisogno di tre caratteristiche. La lentezza, perché se io faccio a gara a chi legge più velocemente, leggo un testo, ma siamo tutti d'accordo che non mi rimane in testa nulla di quello che ho letto. Lentezza, profondità, devo fare il sommergibile, non il motoscafo. Il motoscafo va molto più veloce, non a caso. Si diverte molto di più chi va sul motoscafo, però è condannato a restare in superficie, non va in profondità. Per conoscere io devo andare in profondità alle cose, qualunque cosa. Sia che voglio fare il cuoco, che voglio fare il ballerino, che voglio fare il calciatore, qualunque cosa, devo andare in profondità, non posso evidentemente fermarmi a un grado superficiale di conoscenza dell'attività che voglio andare a svolgere. Condizio sine qua non è la selezione del sapere. A scuola i professionisti della trasmissione del sapere, che sono o dovrebbero essere gli insegnanti, cosa fanno? Qual è il loro ruolo? Selezionare il sapere che insegnano ai ragazzi. Io per esempio io insegno filosofia, non sarei un pazzo se andassi in una scuola pensando di insegnare ai ragazzi la filosofia da Talete fino a Popper. Primo, perché probabilmente non la conoscerei neanche io, non sarei forse in grado neanche io. Secondo, perché non serve a niente, è impossibile, non c'è tempo. Per me un buono studente, se io ho fatto bene il mio lavoro di docente, credo, questo io parlo per me ovviamente, se ho fatto bene il mio lavoro di docente è non perché ho riempito di nozioni la testa dei miei studenti, ma perché ho consentito a quegli studenti che magari un giorno, per puro caso, gli capiterà di andare ad affrontare un filosofo che con me non hanno fatto e saranno in grado di capirlo. Cioè, dargli una forma mentis, come si diceva una volta, dargli delle strumentazioni cognitive che permettano loro di apprendere quel filosofo. La rete come funziona? È evidente che è tutto il contrario. I mantra della rete sono la velocità, deve essere tutto velocissimo, la superficialità, deve essere tutto molto in superficie, e l'opulenza informativa. La rete è è il regno, è quella dimensione dove, ma insomma, chiunque di noi lo sa ormai, basta fare una ricerca su Google, ti si aprono minimo 1000 pagine, che poi detto fra noi, ma chi è mai andato oltre la seconda? No, perché alla fine stai lì, cioè non è rara questa cosa. Quindi, insomma, funzionano in tre modi diversi. L'opulenza informativa è una cosa gravissima, perché Platone, che non era uno sciocco, è citato nei manuali di scienza della comunicazione. Platone, quando parla del mito della caverna, nel libro VII, mi pare, della Repubblica, lui ci dice sostanzialmente, in quel mito della caverna, che è il più famoso dei suoi miti, ci dice una cosa importante, ci dice che l'occhio umano non vede in due circostanze, quando è buio, ma anche quando c'è troppa luce, perché quando c'è troppa luce l'occhio umano è accecato e quindi il risultato finale è che non vede esattamente come quando sta al buio. E quindi, come dire, è fondamentale anche questo, è fondamentale capire che ci troviamo nell'epoca della post-verità. L'Oxford Dictionary ha
inserito qualche anno fa, poco prima del Covid, una parola post-truth, cioè post-verità, come nuova parola, come neologismo appunto. Perché? Perché siamo in un'epoca in cui si parla della post-verità? Perché? Non perché nulla non sia più vero, ma perché nell'epoca della rete tutto è vero, tutto. Io sono uno di quei complottisti che accennavo prima. Se, secondo voi, se voglio cercare delle conferme alle mie teorie complottistiche in rete, le trovo? Certo che le trovo. Anzi, sappiamo tutti che gli algoritmi funzionano in maniera tale che se capisce la macchina che noi abbiamo fatto un certo tipo di navigazione, poi ci propone determinati contenuti che la macchina sa che sono quelli che vogliamo. Cioè la rete è un procedimento di autoconferma delle convinzioni personali, che è la definizione dell'ottusità umana. Perché se l'essere umano ha una ricchezza è quella di poter imparare da ciò che non sa, di potersi confrontare con delle nozioni che non possiede, con degli altri, altri inteso non solo altre persone ma anche altri. Dialogos non a caso è, come dicevamo prima, il confronto fra i logos delle varie persone. Tutto questo con la rete è sparito. Perché? Perché noi viviamo in un'epoca ormai, mi dispiace dirlo, non voglio fare l'apocalittico, ma sciagurata, che confonde l'informazione con la conoscenza, anche la conoscenza personale, che confonde la comunicazione con la scienza e che confonde la connessione di profili virtuali con la relazione fra persone reali. Queste tre cose basterebbero già a definire la distruzione di un'intera civiltà che si era basata appunto sul logos. Ulisse, se non si è capito, è il logos. Tutto quello che io sto cercando di descrivere è Narciso. Narciso non a caso, sappiamo tutti che deriva sempre dal greco antico narcosis, cioè narcosi, narcotizzare, addormentare. Narciso ha questo potere di addormentare Ulisse, di addormentare la parte che c'è in noi che vorrebbe conoscere o che vorrebbe sperimentare, che vorrebbe andare oltre le certezze che già abbiamo, oltre le conoscenze che già possediamo. Ma Narciso spesso è più forte, perché trovare conferme a quello che già conosciamo è più semplice, è più rassicurante, è più confortante. Non dobbiamo andare a violentare la nostra conoscenza o a violentare le nostre convinzioni. E del resto, ancora una volta, adesso vado di corsa perché mi pare che sono agli ultimi 10 minuti, 5 minuti, quanto tempo? Anche di più? No, non voglio, ho un rispetto per queste persone, non voglio distruggere il loro sabato pomeriggio, una giornata magnifica di sole, quasi estiva. Ma insomma, ci sono dei dati che... Noi viviamo in un paese, e non è solo un problema dell'Italia, ma adesso mi riferisco all'Italia perché ci interessa di più, più direttamente, viviamo in un paese in cui gli studi ci dicono che ormai è superiore al 40% la porzione di individui affetti da analfabetismo funzionale, cioè quelli che sanno leggere ma di fatto non capiscono il messaggio contenuto nel testo che hanno letto, non lo sanno rielaborare e non lo sanno neanche raccontare ad altri. È un po' inquietante. Gli studi sempre ci dicono che per la prima volta dopo 100 anni sta calando il quoziente intellettivo medio della popolazione. Adesso lasciamo stare i criteri con cui viene misurato il quoziente intellettivo, sono discutibili, sono contestabili, tutto vero, ma non è quello di cui mi occupo qui. Noi sappiamo che dai primi del Novecento uno scienziato di nome Flynn aveva, diciamo così, coniato, aveva inventato questo sistema di misurazione del quoziente intellettivo e per 100 anni, fino al 2009, questo quoziente intellettivo medio della popolazione è sempre aumentato. Per ovvie ragioni, no? L'alfabetizzazione, la diffusione della cultura, la società del benessere e tutta una serie di fattori che evidentemente contribuivano a acculturare maggiormente la popolazione media. Dal 2009, non a caso anno in cui compaiono gli smartphone,
che non è il telefonino, è lo smartphone, è un'altra cosa, i ragazzi più giovani sanno cos'è, cioè questo telefonino con cui tu, detto in parole povere, fai tutto, l'unica cosa forse che non fanno i ragazzi è telefonare, ma per il resto ci fanno qualunque cosa, evidentemente. Però abbiamo visto che dal 2009, e questa notizia è stata passata molto in sordina, non so quanti di voi l'hanno sentita, ma l'effetto Flynn, perché così si chiamava questo aumentare costante del quoziente intellettivo medio della popolazione, sta vivendo un calo improvviso. L'intelligenza è quella con cui noi uomini, fra le tante altre cose, per esempio sfuggiamo alla logica della rete, a quella del mi piace o non mi piace, a quella del o di qua o di là, o mi schiero in un modo o mi schiero in un altro. L'intelligenza umana è quella che sa che la verità abita nei grigi, abita nelle intercapedini che stanno fra le due estremità, non è mai vero o falso, o uno ha ragione e l'altro ha torto. In genere noi dobbiamo usare la capacità della distinzione, la chiamava Hegel, cioè la capacità di riuscire a andare oltre la contrapposizione fra degli opposti netti e capire che invece la realtà è dialettica, è un incrocio, no? fra posizioni diverse. E l'intelligenza dialettica è quella che capisce, che coglie anche le differenze che caratterizzano il mondo umano, ma noi oggi queste differenze le stiamo vedendo sparire. Non si vorrebbe affermare una teoria secondo cui non c'è alcuna differenza fra maschio e femmina. Mi dispiace dirlo, io non ho niente contro le persone che non si riconoscono nella logica sessuale binaria e che si sentono appartenere a un altro genere e tutte queste cose, non ho assolutamente nulla, e anzi sono convinto che debbano vedere riconosciuti per quello che è possibile i loro diritti. Però su un piano scientifico, e qui siamo a un festival della scienza, io sfido qualunque scienziato, o invito, no sfido, sfido è un'espressione antipatica, invito qualunque scienziato che mi venga a dire che questa teoria del gender fluid non è altro che una crisi delle identità sessuali. Non sto dicendo che è per forza di cose negativa, non dico neanche che è positiva, sto dando quella che per me è una definizione asettica, oggettiva, è una crisi delle identità sessuali. E non è una incapacità che vogliamo avere di eliminare le differenze, o meglio, una volontà che abbiamo di eliminare le differenze solo a livello sessuale, perché oggi sappiamo che si vuole eliminare la differenza fra la specie umana e le altre specie, ci sono dei teorici che si chiamano antispecisti, con cui adesso non vi annoio, ma viene fuori anche questo. Per non parlare di coloro, e qui arriviamo al punto e alla fine, di coloro che non vogliono più riconoscere la differenza fra l'uomo e la macchina. Perché noi oggi siamo arrivati a questo, siamo arrivati a una filosofia che in Europa è poco conosciuta, in Italia è ancora meno conosciuta, ma perché? Perché l'Europa e ancor più l'Italia dal punto di vista della tecnologia contano zero, perché i paesi dove si lavora sull'intelligenza artificiale sono altri e sono ben distanti. In questi paesi è fortemente diffusa una filosofia che si chiama transumanesimo, i cui grandi esponenti sono una via di mezzo fra pensatori ma anche persone d'azione, perché parliamo di Elon Musk, parliamo di Steve Jobs, adesso non c'è più, parliamo di Larry Page, Sergey Brin, insomma tutti i grandi nomi delle grandi multinazionali della tecnologia, che dicono chiaramente, il teorico principale del transumanesimo è Raymond Kurzweil, per chi fosse curioso e interessato a saperlo, cosa ci dicono questi transumanisti? Ci dicono che questa commistione fra l'uomo e la macchina è proprio ciò che ci salverà, perché la specie umana, per come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi, è arrivata alla fine. E parlano di fine, i più ottimisti, 2040, non è che parliamo chissà fra quanto tempo. La specie umana è finita, non può più andare avanti così secondo i transumanisti, perché l'evoluzione naturale sarà quella dell'intelligenza artificiale.
l'intelligenza artificiale, ritorniamo a Invisible Girlfriend e Invisible Boyfriend, cioè ci promettono la terra dei balocchi, il paese dei balocchi di Pinocchio, ci dicono che saremo immortali, che trasferiranno la nostra mente e la nostra personalità in un avatar, che vivrà in una dimensione metaverso dove vivrà per sempre, e questo ci garantirà l'estremo desiderio dell'individuo narcisistico, cioè l'immortalità, che è poi quello che l'uomo ha, l'umanità ha sempre desiderato. Di fatto, che cos'è questa promessa di immortalità? È quella che Platone avrebbe chiamato una patologia, una pleonessia, cioè che sai questa malattia che Platone chiamava così, che è la malattia di chi vuole troppo, di chi perde il senso del limite, e perdere il senso del limite è, secondo la sapienza antica dei filosofi antichi, è il primo passo per andare verso l'autodistruzione, perché nel momento in cui tu perdi i limiti di qualunque cosa, di quanto puoi inquinare il pianeta, di quanto puoi fare determinate cose, nel momento in cui superi quei limiti, chiaramente stai ponendo le condizioni per la fine. E noi oggi ci troviamo di fronte a questo. Noi oggi dobbiamo, e io sono contento di farlo in un festival dove ci sono degli scienziati, perché spero che quegli scienziati, che capiscono molto prima di me che c'è una macchinina elettrica che ti porta in giro per Foligno, e io invece da buon filosofo rincoglionito ho girato Foligno in lungo e largo a piedi, spero che questi scienziati abbiano la forza e la possibilità, sicuramente di più rispetto ai filosofi, di lanciare dei messaggi agli scienziati. Cioè, noi abbiamo un problema, noi dobbiamo difendere l'umano. Noi oggi dobbiamo difendere l'umano perché l'umano è sotto attacco. E ho tutti gli esempi che io ho cercato di farvi, ci dicono che stiamo andando verso quella direzione. Noi dobbiamo salvaguardare l'uomo come individuo la cui cifra portante è pensare, non funzionare, direbbe Benasayag, lo psicanalista argentino. Perché lui dice tutto quello che funziona non pensa, ma noi in realtà siamo sempre di più portati a funzionare, facciamo tutte le stesse cose, soprattutto mettiamo tutte le stesse storie sui social network, gli stessi post, ci comportiamo tutti allo stesso modo, cioè c'è una tendenza all'uniformazione che è oggettiva, obiettiva, e che poi provoca gli effetti, i feedback che abbiamo detto prima. Quando in realtà, se la scienza si comportasse razionalmente, cioè usasse il logos, allora noi capiremmo che l'intelligenza artificiale può essere anche una straordinaria ricchezza. Dobbiamo solo fare in modo che sia funzionale all'umano, non dannosa per l'umano. Allora vi faccio l'ultimo esempio di oggi. Beh, insomma, ormai è notizia recente che le start-up che hanno prodotto i vaccini contro il Covid sono riusciti a produrre questi vaccini in tempi così veloci, non perché, come dicevano alcune persone, non hanno fatto i necessari esperimenti e quindi erano dei vaccini non vaccini, eccetera eccetera, ma grazie all'intelligenza artificiale, che ha reso possibile, perché essendo una realtà al momento ancora solo computazionale, cioè fa dei calcoli velocissimamente, è chiaro che è riuscita a rielaborare dei dati scientifici che gli scienziati umani non riuscivano con quella velocità, e siamo arrivati con tempi record rispetto al passato ad avere dei vaccini non solo rivoluzionari nella metodologia, nel modo di funzionare, ma anche veloci, insomma, e sono le stesse start-up, noi nomi ormai li conosciamo, Moderna, Pfizer, sono le stesse start-up che hanno dichiarato ufficialmente che entro 5 anni produrranno dei vaccini contro alcuni dei peggiori tumori che flagellano l'umanità. Questo per dire cosa? Che non avete di fronte, non era mia intenzione fare l'apocalittico come avrebbe detto Umberto Eco, non volevo e non voglio assolutamente parlare solo male della tecnologia, voglio dire che noi siamo arrivati a un punto oggi in cui ci troviamo di fronte a una tecnologia che dobbiamo decidere di controllare, dobbiamo controllarla, dobbiamo dirigerla, dobbiamo come dire, incanalarla affinché sia funzionale all'umano e non disfunzionale.
Qui vi dico l'ultima cosa, perché visto che ci sono anche degli studenti, credo che sia interessante fare solo un riferimento culturale, con questo finisco, perché quando si parla del mondo di oggi spesso ci dicono che si è realizzato il 1984, cioè il 1984 di George Orwell, il Grande Fratello, eccetera eccetera. In realtà non è vero. Non è il Grande Fratello di Orwell il libro che io farei leggere a degli studenti delle scuole superiori per capire il mondo di oggi. Io gli farei leggere un libro che è uscito 12 anni prima, l'anno prima che Hitler salisse al potere, e cioè Il Mondo Nuovo di Aldous Huxley, filosofo molto meno conosciuto di Orwell. Ma sentite, Orwell immaginava che saremmo stati soppressi da un dittatore. Huxley, nel suo libro Il Mondo Nuovo, diceva: la gente sarà felice di essere oppressa e adorerà la tecnologia che la libererà dalla fatica di pensare. Scritto testualmente 1932. Secondo punto: Orwell temeva la censura delle informazioni. Huxley ci parla di un mondo in cui c'era da temere coloro che ci avrebbero sommerso di così tante informazioni da ridurci alla passività e all'egoismo. Orwell temeva che la verità sarebbe stata nascosta, Huxley che sarebbe stata affogata in un mare di irrilevanza. Come dicevamo prima, se tutto è vero, non c'è più molto da cogliere una verità che effettivamente ci dica qualcosa. Orwell temeva che saremmo diventati una civiltà di schiavi, Huxley che la nostra sarebbe diventata una civiltà di gente superficiale, attenta ai soli piaceri infantili e materiali. In 1984 le persone sono controllate con il dolore, il carcere, la prigione, il grande occhio, no? Ce lo ricordiamo tutti. Nel mondo nuovo le persone sono controllate con il piacere. Ultimo, Orwell temeva che a rovinarci sarà ciò che ci spaventa. Huxley diceva che a rovinarci sarà ciò che desideriamo e non riusciamo a controllare. Non riusciamo a controllare l'intelligenza artificiale, l'immortalità, eccetera. Non so se vi ho annoiato, però io vi ringrazio di avermi ascoltato. L'ho finita. Allora, c'è la possibilità, intanto ringraziamo il professore per la chiarissima lezione e conferenza che ci ha mostrato, che ci ha illustrato. E se c'è qualcuno di voi che ha interesse, è chiaro che dalla presentazione che ha fatto le domande possono essere tante. Tecnicamente come facciamo? Venite qui direttamente. Allora c'è la... No, chiaro, lo chiedo da lui, chiedo da... Questo qui. Buonasera, volevo chiedere, professore, quanto è attivo il dialogo tra i filosofi e gli scienziati, perché appunto diventi funzionale questo aspetto dell'intelligenza artificiale? Al momento poco, ed è la ragione per cui, fra le cose che ho cercato di dire, proprio di invitare gli scienziati, che evidentemente in questo campo sono più autorevoli dei filosofi, a darsi da fare, perché in questo momento tutto quello che riguarda la produzione tecnologica è in mano a soggetti privati che lavorano per il profitto. Io non sono di quelli che dice che tutto quello che viene fatto per il profitto è sinonimo di qualcosa fatto male, assolutamente, però prendo atto che la finalità di quei soggetti privati è il profitto. Non ci sono stati democratici che ad oggi si occupano in qualche modo di normare, regolamentare, controllare quantomeno quello che succede nel campo dell'intelligenza artificiale. Gli unici stati che si occupano direttamente dell'intelligenza artificiale sono gli stati autoritari, la Cina. Le quattro grandi industrie più importanti di intelligenza artificiale sono le cinque, sono cinesi e sono soprattutto specializzate sul riconoscimento facciale.
uno dei più grandi clienti è l'Iran, che deve inquadrare le donne che girano per strada senza indossare il velo, la Cina stessa, dove il sistema poliziesco è terribile, cioè le dittature. I dittatori ad oggi sono i più grandi clienti delle possibilità offerte dalla tecnologia, dalla intelligenza artificiale. Ma del resto, che gliene frega a quelli che devono fare profitto? Hanno fatto un ottimo prodotto, vende, fa profitto, il risultato è raggiunto. Il problema è che, insomma, ci sarebbe anche qui da ricorrere al greco, no? Un conto è lo scopo, un conto, cioè i greci avevano due verbi per dire vedere. Uno era scopeo e l'altro era orao. Scopeo era vedere una cosa specifica, infatti il telescopio. Orao è panorama, devo vedere la cosa più nelle ampie dimensioni. Noi il panorama ce lo siamo applicato. Grazie. Altre domande? Forza, soprattutto i giovani. Allora, ponendo che andremo avanti così, ok? Quindi con tutta questa rivoluzione tecnologica in atto andrà avanti in tempi che sono 2040, tra 5 anni, 300, non saprei dirlo, arriviamo a un punto nel quale, grazie all'analisi dei dati e in maniera mescolata all'intelligenza artificiale, avremo come un oracolo che dirà, per esempio, ai politici qual è la migliore decisione da prendere in questo determinato momento, ok? Cioè, si può fare questa cosa, questo, si può prendere questa politica economica o quest'altra, secondo le mie analisi che ho fatto attraverso grandissimi dati che voi comuni mortali non potete capire, ma io sono un'intelligenza artificiale, lo capisco. Secondo il vostro obiettivo che mi avete dato voi, è meglio prendere questa decisione qua. Quindi abbiamo un oracolo di questo tipo, ok? Avrà ancora senso avere una classe dirigente? O dei medici? O degli avvocati? O qualsiasi cosa che possa fare l'uomo? O noi vivremo e basta? E loro, e l'intelligenza artificiale ci farà sopravvivere, al meglio, per carità di Dio, al meglio. Però a quel punto quale sarebbe il senso? Torna la domanda che ha fatto all'inizio sul senso della vita. Ridevo, no, per la sua domanda, ma ridevo perché quando lei ha fatto la domanda ha ancora un senso avere una classe dirigente? Ecco, l'Italia non è il paese giusto per votare queste cose, perché noi da quel dì abbiamo perso il senso della nostra classe dirigente, diciamo. Però a parte questo, scusi se mi interrompo, avrà più senso smettere di farlo essere un oracolo ma direttamente il presidente? Ma no, ma lei sta dicendo delle cose giuste, cioè Google sta lavorando banalmente rispetto a cose banali, rispetto a quelle che ha detto lei, ma Google sta lavorando sulla macchina che si guida da sola. In America ci sono già interi corsi universitari che vengono tenuti da robot, perché basta pensare, uno che deve insegnare filosofia, gli metti dentro tutti i volumi di storia della filosofia, di storia del pensiero, bla, e quello li rielabora a una velocità e con una capacità tale che qualunque computer messo qui sarebbe molto più bravo sicuramente di me, ma anche dei miei colleghi, insomma, sarebbe sicuramente più veloce, più, ne saprebbe di più, si sbaglierebbe di meno rispetto a me, che poi sono rincoglionito, non si dimenticherebbe i nomi, non avrebbe i dubbi se i verbi sono corretti, però, tutto perfetto, ma sì, andiamo anche verso quello che dice lei. Non mi ricordo mai il nome, però il fondatore di Amazon, perché anche Amazon sta lavorando su queste tecnologie, ha dichiarato testualmente in un'intervista a Time di 2-3 anni fa che non c'è alcun lavoro umano che non sia a rischio. Non ce n'è uno, perché l'intelligenza, noi stiamo lavorando, diceva questo signore, affinché si produca una tecnologia in grado di lavorare meglio e più velocemente dell'uomo in qualunque campo. Punto. Quello che lei ha detto è perfettamente... È vero. Diciamo, a me non piace, però magari mi sbaglio io. Magari comincio ad avere 50 anni, sono un vecchio conservatore o reazionario. Può darsi che sia così. Però quello che vedo al momento, quello che ho studiato, quello che ho capito, la direzione che stiamo prendendo non mi piace. Ma in che senso non mi piace? Non mi piace perché io sono affezionato all'umano.
vorrei che si mantenessero le caratteristiche umane, come per esempio la caratteristica dell'errore. Ma guardate, nessuno come ti insegna a scuola sa quanto sono oggi in crisi i ragazzi all'idea di commettere uno sbaglio. In un'epoca in cui tu sei un coglione, anche se come io faccio, lo so due giorni che lo faccio, oltre a non sapere della macchina elettrica, se sbagli strada, perché cazzo c'è il navigatore sotto il gitare, gira a destra, la prossima gira a sinistra, quell'altra, così, fai così, sei un coglione anche solo se sbagli la strada, no? Il problema qual è? Che noi sappiamo, perché lo sappiamo, l'abbiamo sempre saputo, che il modo migliore che ha di crescere una persona non è non sbagliare, ma è proprio farli gli sbagli. Li devi fare gli sbagli, lì quello ti permette di crescere, quello ti permette di acquisire delle capacità per i quali non ne farai più, ma ne farai altri. Chi è che non fa più sbagli? Le macchine. Chi è che ha il deep learning, come lo chiama? Le macchine. Loro riescono a fare così, però è tutto lì il punto. Vogliamo un mondo abitato da macchine? Benissimo, continuiamo così. Vogliamo un mondo che sia in qualche modo ancora abitato dagli uomini? Dobbiamo comportarci in maniera diversa, a cominciare dallo spogliarci da questo narcisismo che ci ha sempre fatto nella storia perseguire degli obiettivi troppo più grandi di noi, come diceva Huxley, realtà che desideriamo ma non controlliamo. Grazie. Buon prossimo incontro. No, io per fortuna ho finito qui, se no muoio. Buonasera professore. Una considerazione e una domanda. Una considerazione sul fatto che finalmente una voce un po' alternativa, diciamo, rispetto un po' a quel conformismo culturale, no? Attorno. Ah, la mia? Sì, esatto. Ah, grazie. No, quindi diciamo così, anche un elogio al coraggio, perché credo che non sia una posizione, diciamo, particolarmente così gradita, insomma. No. La domanda però che mi stimolava la domanda fatta dal precedente interlocutore è, cioè, chi è il custode del custode? Cioè, perché diceva speaker, cioè, prevedendo un mondo in cui ci sarà la giustizia amministrata dall'intelligenza artificiale, ma chi educa il giudicante? Stando a quello che dicono i transumanisti, questa tecnologia la chiamano singolarità. Il momento in cui questa tecnologia, cioè l'intelligenza artificiale, saprà regolarsi da sola, perché avrà acquisito delle capacità tali, e stanno lavorando a questo, dichiaratamente, non è che è una cosa che sto dicendo io per colpire l'immaginario di qualcuno, per provocare. Loro lo dichiarano chiaramente di stare lavorando a un'intelligenza artificiale che nel giro di massimo 20 anni, massimo, arriverà alla singolarità, cioè il momento in cui questa intelligenza artificiale smetterà di dipendere dall'uomo, perché ad oggi ancora dipende dall'uomo per il 90%, e funzionerà da sola. Come funzionerà? Punto interrogativo. Da qui entriamo nel campo della fantascienza, insomma. Certo, io so due cose della fantascienza, non la amo molto, però so due cose: che i grandi autori di fantascienza, per esempio della prima metà del Novecento, di metà del Novecento, ci hanno azzeccato su tutto, hanno proprio come se lo prevedessero quasi il futuro. La seconda cosa è che non c'è stato uno, che io sappia, dei grandi scrittori di fantascienza che abbia previsto delle tecnologie di questo tipo che non si rivoltassero contro l'uomo. Dopodiché io il futuro non lo prevedo, però dichiaro chiaramente di essere preoccupato, e quindi mi piacerebbe, lo posso fare da filosofo, non è che il filosofo conti tanto, sarebbero più in questo caso gli scienziati a dover, come dire, ascoltare questo tipo di appello, che ovviamente non viene solo da me, ma viene da tanti altri, e che si occupano per esempio di etica dell'intelligenza artificiale, di bioetica, e darsi un po' una regolata per cercare di non lasciare il monopolio di questa straordinaria tecnologia a delle entità private che puntano soltanto al profitto.